Quella partita la vidi a casa, nel salotto di casa, a via Mascagni con mio padre e mio fratello che era ovviamente piccolo. Un po' la storia di Maradona, cioè genio e sregolatezza, fenomeno e un po' impertinente. I gol che poi vanno nella storia. Uno perché è un grandissimo capolavoro del calcio che solo Maradona ha saputo mettere in campo, cioè. Dall'altro, come dire, anche il modo certe volte un po' troppo originale di raggiungere l'obiettivo, però non è per quello che Maradona è passata alla storia. Quella è una fotografia che non c'è bisogno di commentare, chiaramente, non è quello Maradona. Beh, io credo che anche la dimostrazione di quello che facciamo oggi qui nel ricordarlo con un dibattito, a luglio stiamo organizzando la cerimonia ufficiale di inaugurazione dello stadio, la statua e tante altre cose dimostrano che come per le persone senza tempo e in qualche modo eterni nello spirito e nel ricordo di ognuno è accaduto con Maradona. Nel senso che non è che c'è un giorno in cui finiscono i ricordi, finisce quel ritorno nostalgico nel ricordare i fatti del passato, e credo che continuerà in questo modo. Per esempio, io devo dire che quando mi trovo in televisione o sento per radio chiamare lo stadio Diego Armando Maradona, fa un certo effetto, devo dire, sentirlo chiamare da tutti, qui non è solo da noi napoletani. Qualsiasi collegamento di qualsiasi giornalista, di qualsiasi emittenza nazionale e internazionale, questo stadio e quindi questa città avrà per sempre anche il nome di Maradona, lo ha come cittadino onorario e lo ha nello stadio, e questo l'ha voluto l'amministrazione con l'onore e l'onere di guidare, che ogni cosa è una scelta, che c'è anche, io ricordo quando demmo la cittadinanza ci fu anche chi fu contrario, e invece credo abbiamo dimostrato, secondo me, di interpretare quel sentimento popolare diffuso, che era diffuso quando era in vita Maradona e lo è altrettanto diffuso adesso che non c'è più.